Allora, statemi a sentire, sono Gabri Costa. Dopo aver fatto il livello Pianeta Infernale di Earthworm Jim HD, ora noi dobbiamo fare di nuovo Andy Asteroids. Questa è la seconda parte di Andy Asteroids, che bisogna volare nello spazio, fare questa gara e arrivare primi, senza far vincere il corvaccio spaziale Psycrow. Cerchiamo di concentrarci e di arrivare primi al traguardo. Tenete premuto il tasto X per usare il turbo. Quando prendete l'acceleratore andate veloci come fulmini. Il problema sono gli asteroidi. Voi lo sapevate che nel Super Nintendo Andy Asteroids faceva cambiare i colori agli anelli? Invece in questa PS3 sono sempre uguali, sempre gli stessi colori. Fidatevi di me, sto dicendo la verità e sto dicendo le cose come stanno. Abbiamo finito. Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, commentate e basta. Condividetelo il video. Io sono un famoso youtuber, ve l'ho detto tante volte.